Cari amici, cari amiche, eccoci qua ancora per una bella lezione di yoga. Spero che sia una bella giornata, che stiate tutti bene. Iniziamo la nostra pratica. Cominciamo come sempre ad ascoltare il nostro respiro. Appoggiamo le mani all'addome con leggerezza. Lasciamo fluire il respiro spontaneamente, senza forzarlo, e ascoltiamolo. Cerchiamo di sentire solo il nostro respiro, c'è solo il nostro respiro, nient'altro. Cerchiamo di gustare ogni respiro, sentire l'aria che entra, la piccola pausa e l'aria che esce. E poi arriva un nuovo respiro, una nuova ispirazione, una nuova espirazione. Bene. Adesso vediamo delle bolle di sapone che danzano davanti a noi e immaginiamo di accarezzarle. I gesti devono essere lenti, morbidi, attenti. Non dobbiamo fare in modo che le bolle di sapone si rompano. Deve essere tutto molto leggero. Una bolla qua, una bolla là, l'accarezziamo tutto con delicatezza. Tutto leggero, tutto sotto controllo. Sono fragili le bolle di sapone. Accarezziamole piano. E poi rilassiamo le braccia e distendiamo. Portiamo un braccio verso l'alto, lo allunghiamo bene verso l'alto, facciamo in modo che si distenda anche tutta la fascia laterale, poi lo spingiamo lateralmente, abbassiamo un po' anche la testa, poi lo lasciamo ricadere, morbido, leggero. Disegniamo un bel semicerchio nell'aria e riportiamo la mano sulla coscia. Sull'alto braccio, allungo, cerco di aprire bene dal fianco fino alle dita della mano. Poi mi inclino, spingo il braccio in lontananza, lo lascio ricadere, morbido, leggero. Poi su, un bel cerchio, tutto con leggerezza. Immaginiamo ancora di accarezzare bolle di sapone, tutti i gesti devono essere morbidi. Ancora, ripetiamo, ancora su, l'alto braccio, allungo, inclino, abbandono, poi su e riporto la mano sulla coscia, l'altro braccio, allungo, cerco di sentire bene l'allungamento. Inclino, spingo il braccio lontano, morbido, lo abbandono come un'ala che si ripiega. E poi su, un gesto ampio, leggero, e riportiamo la mano sulla coscia. Bene. Adesso, sempre tenendo le mani sulle gambe, inspirando, inarchiamo bene tutta la colonna vertebrale. Adesso cerchiamo proprio di spingere bene il respiro giù fino in fondo, forziamolo un po'. E espirando incurviamo la schiena, giù la testa, dentro l'ombelico, fuori completamente il respiro. Ancora, inspiro, su, dobbiamo sentire il movimento che sale lungo tutta la colonna vertebrale, di vertebra in vertebra. Spingiamo bene indietro le spalle, lontano dalle orecchie. E poi espirando, flettiamo la testa, adesso chiudiamo le spalle, incurviamo le spalle, cerchiamo di scendere quanto possibile con la testa, con le spalle. Ancora, inspiro, giù, respiro fino in fondo. Espiro fuori completamente il respiro. Ci solleviamo, rilassiamo.
Apriamo le braccia senza irrigidirle, chiudiamo i pugni senza stringere troppo, disegniamo dei cerchi nell'aria, cercando di muovere bene anche le spalle, non solo le braccia. Bene, ci fermiamo, rilassiamo. Poi ancora apriamo le braccia, chiudiamo i pugni. Adesso disegniamo dei cerchi nell'altra direzione. E rilassiamo. Mani sulle gambe, distendiamo, incliniamo piano la testa da una spalla all'altra. Sempre movimenti leggeri, delicati, attenti. E riportiamo la testa al centro. Adesso portiamo le mani ai fianchi. Disegniamo dei cerchi nell'aria con il tronco. Cerchi lenti, ampi. Facciamo un bel movimento fluido. Nell'altra direzione. Ancora un cerchio. E ci fermiamo, rilassiamo. Portiamo un braccio verso l'alto con leggerezza, poi chiudiamo il pugno e lo facciamo scendere con un po' di forza, con un po' di energia. Cerchiamo di attivare bene i muscoli del braccio, i muscoli della spalla e rilassiamo. Alterniamo leggerezza e forza sull'altro braccio, leggerissimo. Chiudiamo il pugno. E adesso lo spingiamo giù con un po' di forza, con un po' di energia, stringiamo forte il pugno, lo facciamo scendere. Su ancora, leggero, leggerissimo il movimento, chiudiamo, un movimento forte, tonifichiamo bene tutti i muscoli del braccio, i muscoli della spalla. Rilasso, sull'altro braccio, chiudo il pugno, lo stringo forte. Lo faccio scendere, tendo bene tutto il braccio, rilasso, ancora una volta, su, chiudo il pugno, lo porto verso il basso, ancora, su, leggero il braccio, chiudo e forte il braccio. Bene, rilassiamo. Prendiamo un bel respiro. Portiamo le mani alle spalle. Disegniamo dei cerchi nell'aria con i gomiti. Sempre movimenti morbidi, fluidi, leggeri. Sentiamo bene le scapole che si avvicinano e che si allontanano. Nell'altra direzione, sempre lo stesso movimento. Bene, ci fermiamo. Adesso portiamo una gamba sotto l'altra, accavalliamo le gambe. Inspiro, allungo bene la colonna, allungo bene la schiena, espirando ruoto in una direzione, appoggio la mano all'esterno del ginocchio e rimango bene nella torsione. Rimaniamo per qualche respiro nella torsione, sentiamo la posizione della schiena, la posizione della colonna vertebrale. Poi torno al centro. Cambio, a cavallo l'altra gamba, inspiro, allungo, estirando ruoto nella direzione della gamba accavallata, la mano all'esterno del ginocchio spinge un po', mi aiuta a entrare bene nella torsione,
testa verso la spalla, mi fermo, ritorno, ripeto ancora una volta, accavallo la gamba, inspiro a lungo, espirando fuori il respiro, entro nella torsione. Le spalle sono lontane dalle orecchie, rilassate, non creiamo tensioni. Poi ritorno, cambio ancora. Inspiro a lungo, dentro il respiro, fuori il respiro. Prendo la posizione delle mani, giù bene le spalle e mi fermo. E ritorno. Ritorno con calma, rilasso, mi stendo. Adesso flettiamo la testa in avanti e disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa. Facciamola diventare leggera la nostra testa. Sentiamo come si muove la testa, sentiamo come si muove il collo, sentiamo come interagiscono tra loro le ossa, i muscoli, le articolazioni, tutti i tessuti. Nell'altra direzione, cerchiamo di non distrarci, ascoltiamo sempre cosa sta facendo il nostro corpo. E ci fermiamo, rilassiamo. Adesso spingiamo una spalla su, verso l'orecchio. E giù l'altra spalla. Cerchiamo di spingere quanto possibile in su questa spalla e in giù l'altra. Poi lentamente riportiamo le spalle sulla stessa linea, su l'altra spalla e giù l'altra. Cerchiamo di tenere la testa centrale. Ancora. Sentiamo come lavorano i muscoli della schiena. Si allungano completamente su un lato, si accorciano sull'altro, come dei grandi elastici, delle grandi fasce elastiche che si allungano e che si accorciano. Lo facciamo ancora una volta, su. Riportiamo le spalle in equilibrio e ancora sale una spalla e scende l'altra. E torniamo. Rilassiamo completamente. Cerchiamo di tenere le spalle bene aperte, senza chiudere lo spazio nella schiena. Spazio nella schiena, spazio nelle spalle, spazio nel torace. Rilassiamo un attimo, ascoltiamo. Cerchiamo di percepire tutte le sensazioni. Collo, spalle, tutta la muscolatura dorsale, sentiamo l'energia che si muove. Adesso intrecciamo le dita delle mani, portiamo le mani intrecciate dietro la nuca, inspirando allarghiamo bene i gomiti, espirando ruotiamo la testa e la facciamo scendere. Lasciamo pesare un po' le braccia sulla nuca in modo che si allunghino bene le vertebre cervicali. Poi inspiro al centro, allargo, apro bene, avvicino le scapole, espiro, faccio scendere la testa dall'altra parte, poi ritorno ancora al centro, allargo bene. Dentro il respiro, fuori il respiro.
Inspiro. Espiro. Ancora. Inspiro, allargo bene i gomiti. Espiro. Ancora, torno al centro con l'inspirazione, dentro il respiro, fuori il respiro. E ritorno. Apriamo ancora bene i gomiti, allarghiamoli bene e rimaniamo un attimo così. Poi lasciamo. Portiamo in avanti le braccia, intrecciamo le dita delle mani. Spingiamo bene in avanti le braccia e anche le spalle. Teniamo le spalle lontane dalle orecchie. Teniamo un attimo questo allungamento, apriamo bene lo spazio dorsale, lo spazio tra le scapole e poi rilassiamo, distendiamo e ascoltiamo ancora con tutto il corpo rilassato, le spalle bene aperte. Ascoltiamo tutte le sensazioni. Possiamo sentire ancora il contatto delle mani sulla nuca, il calore che hanno lasciato le mani. Adesso portiamo le braccia in avanti, batteremo le mani 3 volte ruotando da un lato e poi dall'altro. 1, 2, 3, dall'altra parte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ci fermiamo, rilassiamo, distendiamo ancora, lasciamo circolare allegria, gioia, energia dentro il nostro corpo. Incliniamo ancora la testa lentamente da una spalla all'altra. Sempre movimenti leggeri, sempre movimenti attenti. E ci fermiamo. Intrecciamo le dita delle mani sulla tibia, cerchiamo di portare un po' in sul ginocchio e flettere la testa verso il ginocchio. Ritorno, cambio. L'altra gamba, inspiro, espiro giù la testa. Ritorno, cambio, inspiro dentro il respiro, fuori il respiro. Ritorno, l'altra gamba, dentro il respiro, fuori il respiro. Ritorno, lo facciamo ancora una volta, dentro il respiro, ritorno e l'altra gamba, inspiro, espiro e ritorno. Rilassiamo. Adesso portiamo le braccia ancora verso l'alto, portiamo i palmi delle mani a contatto, le braccia un po' piegate, i gomiti larghi e ci muoviamo piano, da un lato all'altro, con leggerezza, come un alberello mosso dal vento. Lasciamo che si sciolgano tutte le tensioni. Vediamo la chioma dell'alberello che il vento sposta con leggerezza da un lato all'altro. E poi ci fermiamo, rilassiamo e terminiamo accarezzando ancora bolle di sapone. Gesti lenti, morbidi, leggeri. Vediamole danzare davanti a noi,
lievi, leggere, fragili. Le sfioriamo appena, le accarezziamo con dolcezza, con delicatezza. Cerchiamo di creare un'immagine chiara, nitida, di queste bolle che si muovono leggere davanti a noi. E poi abbandoniamo le braccia, rilassiamo. Grazie. La lezione di yoga è terminata. Vi auguro una buona giornata, tanta serenità, tanta gioia e alla prossima lezione.